Mio salto in cucina avevo, mi pare, 5 anni. La cucina era una zona proibita, io non potevo entrare, però una zona bellissima. Il mio incontro con cibo è venuto per pure caso. Sono cose che io ho un grosso problema a insegnare agli occidentali in particolare, è che il cibo deve essere lasciato a capire quello che deve fare. Se tu metti una cosa sul fuoco e lo giri in continuazione, gli ingredienti impazziscono, non sanno cosa devono fare. Io sono Yadana, me, dea dei nuovi gioielli. Questo nome può essere data solo da chi appartiene alla famiglia reale e me l'ha dato il mio nonno. La ragazza faceva June Rose, Bellamy, perché suo padre è australiano. Nel lontana 1954 io non potevo sposare in chiesa se non era cattolica. Yadana si è convertita al cattolicesimo col nome di Maria Lucia. Lei non è solamente Yada, non è solamente Gil Rosa, non è solamente Maria Lucia, capito? E tutte queste tre cose insieme. Sono tutte bestie della medesima persona. Pochi veramente vivono il momento. Il momento per loro è di passaggio. È di passaggio, però va vissuta. Improvvisamente la mamma decide di sposarsi con il presidente della Repubblica della Birmania. Non solo lascia il marito, ma lascia anche 2 figli per andare in un altro paese. Però lei è sempre stata così, ha sempre determinato la propria vita. E ci vuole coraggio. Quando sono tornata in Italia dopo il mio matrimonio con Neuwin in Birmania e mi sono ritrovata senza un paese, senza una lira, 2 figli che dovevano fare il servizio militare. Purtroppo quello è il prezzo che tu paghi per la vita che hai fatto. Quando cercava qualche cosa da fare a Firenze, una mia amica mi disse: ah, Giun, ti ho trovato un lavoro, devi insegnare a cucinare. Io ho detto: devo fare che?